Allora palla per Dzeko sulla destra, chiuso, prova il tunnel a cercare Sanchez, ce la fa, ma Medel chiude bene Sanchez, poi ancora il Bologna in possesso. Lancio lungo di Medel, Brozovic prende posizione, va a cercare Lautaro, anticipato da Sumaro, va a recuperare palla a Brozovic, c'è a terra Barrow, Brozovic continua a giocare, ancora Di Marco, Perisic si rialza a Barrow, pallone per Ciala, ma tutto il Bologna è chiuso lì dietro, non c'è spazio, Lautaro, Sanchez, ancora Cialanoglu, tutto il Bologna negli ultimi 20 metri, non ci sono spazi se non si accelera un po'. Ancora Di Marco, non c'è spazio neanche per corsare, 1-2, prevedibile, poi sbaglia anche il Sanchez che sbaglia di nuovo, non riusciamo a tenere la palla tra i piedi, attenzione che va via qua Svanberg, Sanchez in chiusura, bravissimo, se no poteva essere un rischio, siamo dall'altra parte con Di Marco che tira la palla addosso a Lautaro, ma ragazzi, ma quante imprecisioni lì, quando arriviamo al limite dell'area di rigore, quante imprecisioni, e poi il Bologna ci regala un fallo laterale. Rimaniamo davanti, ma arriviamo sempre lì al limite della rigore. È vero che il Bologna è chiuso, ma sbagliamo sempre l'ultima scelta, l'ultimo passaggio e nessuno tira mai in porta. È così, ragazzi. Il gol è difficile farlo. Sì. Cambi nell'Atalanta, ho visto? Sì, ci sono stati tre cambi addirittura, con Pasalic in campo per lo sfortunato Freuler, poi Demiral per Scalvini, in campo anche Boga per Pessina. Gasperini le prova davvero tutte. Mancano 20 minuti di gioco più recupero. Dicevamo che era difficile già sul 3-2 per il Torino, immaginatevi sul 4-2. Veramente il 2-4 tra Atalanta e Torino, un po' sottotono dal punto di vista del punteggio, invece Bologna-Inter 1-1. Vi segnalo anche l'incrocio dei pali colpito dal Liverpool, in Liverpool Villarreal, per ora è 0-0, nettamente più Liverpool di Villarreal, ma per ora occhio perché il risultato è ancora 0-0. Però. 3-4, 78 di gioco, mancano 12 più recupero. Beh. La partita è abbastanza pazza, per cui voglio dire, l'abbiamo definita chiusa Skriniar, troppo. Skriniar ruba palla, Skriniar, anzi regala palla ad Arnautovic, attenzione che parte Barrow. Mamma mia, cosa ha fatto Skriniar, ancora il pallone per il Bologna, tre quarti centrale, Barrow. Sì, ma ci siamo fermati. Mamma ci siamo mia, fermati. Cosa ha fatto Skriniar. Ancora il Bologna va via sulla destra, bravissimo D'Ambrosio in collaborazione con Dumfries, vediamo se riusciamo a ripartire, ma siamo lentissimi. Ciala, siamo tornati indietro, ma ci siamo scansati sulla palla che ci ha regalato Skriniar, ci siamo scansati comunque, ci ha regalato la palla Skriniar, hai ragione, mamma mia, hai ragione, mamma mia, sono d'accordo, mamma mia, vi siete fermati proprio, ci ha fatto, ci fermati, ci ha regalato una palla clamorosa, ci siamo fermati. Vabbè, Marcello, ti aspettavi un Inter così poco reattiva anche nel secondo tempo, oltre che nella seconda parte del primo? No, però mi aveva impressionato quel calo immediato dopo il gol di Arnautovic. Cioè, non puoi perdere, non puoi staccare la spina così improvvisamente solo perché pareggiano. Cioè, c'è uno scudetto in palio che devi andarti a prendere, c'è un mucchio di partite ancora davanti. Mi era sembrato che avessero tirato un po' i remi in barca nel secondo tempo. È stato peggio di quel finale del primo tempo. Cioè, però è vero anche, Marcello, è vero anche che un Inter sta mettendo le tende nell'area di rigore del Bologna. Sì, va bene, poi per carità, puoi mettere le tende e poi non segnare, oppure segnare, non lo so, adesso come finirà. Dopo quello che ho visto a Sassuolo lunedì può succedere di tutto nel calcio, però in questo momento non vedo le prospettive per l'Inter di andare a segnare, perché il Bologna è lì davanti e non toglie il pullman. E l'Inter la vedo abbastanza poco lucida. Poco lucida, lenta, molto lenta. Sì, è tutto vero. Tutto prevedibile, vero. Prevedibile. È così. Marcello citava la partita col Sassuolo. Io ti cito, in quanto a imprevedibilità della situazione, la partita tra Empoli e Napoli. Oh, certo. Citami una partita allo 0-2-3-2, figurati te. E quindi abbiamo tutti speranze su qualsiasi campo, anche la stessa. Occhio a Sansone e tutti i filistei. È entrato Sansone per Barro, vero sì. Filippo? Sì. Ora c'è l'Inter ancora in possesso, ma siamo a metà campo. Palla larga per D'Ambrosio, tre quarti di destra. Miracolo di Bremer. Atalanta vicina al pareggio con Muriel. Ancora Bremer, straordinario. Un intervento che vale un gol. Adesso corner, c'è un calcio d'angolo. Corner anche qua, Bologna per l'Inter. Ottima palla in mezzo per D'Ambrosio che va fino in fondo. Si inserisce bene in aria. Poi viene ovviamente ancora una volta chiuso. Tutto pronto per il corner. Cialanoglu dalla destra. No, ma dai, rigore reclamato dall'Atalanta.
Demiral aveva colpito il pallone al volo, un tocco di mano che sembra piuttosto evidente da parte del numero 4 Pobega. Abisso ha detto aspettate, poi invece ha lasciato giocare, però probabilmente si stanno parlando adesso con il VAR, se ci sarà qualcosa fermerà il gioco. Chiaramente l'Atalanta si è svegliata un'altra volta, ma forse i giocatori dell'Atalanta l'hanno chiesto in 3 o in 4 sì. Immediatamente hanno sì. Alzato le braccia come per reclamare un fallo che a loro giudizio era evidente almeno dal campo. Non abbiamo visto così, un replay. No. Per noi così. È impossibile in questo momento sì. Poterci esprimere. Aspettate, perché Abisso credo abbia fermato il gioco. E se va al VAR, vediamo. Sì, allora. C'è un check in corso. Ha fermato il gioco Abisso. La prende. Allora, cioè, se lo prende col braccio sinistro, il braccio è rigore. Di Zima è piuttosto evidente. Non ci credo, ancora Ciala. No, scivola Ciala, perde palla, riparte il Bologna. Poi c'è fallo di Cialanoglu che verrà ammonito e salterà la prossima partita. Ancora De Silvestri sulla destra. Può provare il cross in mezzo, tocca corto per Sansone, avevamo un'ottima occasione, D'Ambrosio ha perso sì. Il tempo, cartellino giallo per Cialanoglu, diffida e salterà la partita con l'Udinese. Intanto credo sia in arrivo il rigore per l'Atalanta. Vediamo, sai, perché dopo quello che è successo in Europa League con il rigore che sembrava piuttosto evidente e poi non è stato dato, però lo dà adesso. Aspetta. C'è calcio di rigore per l'Atalanta, ragazzi, una partita incredibile. È il minuto 83, abbiamo assistito veramente a tutto, c'è ancora Muriel in campo, quindi probabilmente andrà lui sul dischetto. È una partita che l'Atalanta sembrava oramai persa, addirittura in svantaggio per 2-4, e adesso potrebbe clamorosamente pareggiarla, e chissà, intanto ammonito Zima per il tocco di braccio in area di rigore, la stessa situazione accaduta in Europa con l'arbitro che non ha avuto il coraggio contro l'Ipsia. Infatti noi quello con l'Ipsia abbiamo detto che era un rigore gigantesco, clamoroso non averlo dato. Solare. Tra un attimo il doppio cambio nell'Inter, intanto rigore per l'Atalanta, vai! Va Muriel sul dischetto, è il gol di Luis Muriel, 4-4 e mancano 6 minuti più recupero, può succedere pazzesco, veramente ragazzi, di tutto. Pazzesco, 4-4. Vantaggio Torino 1-0, l'Atalanta che si porta sul 2-1, 3 gol consecutivi del Toro, 4-2 e adesso 4-3 e 4 pari. Pazzesco quello che sta succedendo a Bergamo, intanto cambi nell'Inter, Filippo. Sì, è uscito Cialanoglu, è entrato Gagliardini. Attenzione, aspetta, Skriniar, testa, ancora Skriniar, attenzione, numero, però palla in fallo laterale, niente ragazzi. No. E l'altro cambio, è uscito Dumfries, e non ho visto chi è entrato, perdonami, ma non ho visto. Adesso ti aiuto io, aspetta. Darmian. Ok, Darmian Dumfries. 81 di gioco. Che disastro. Arnautovic. Due cambi anche nel Torino. GG per Zima e Sec per Bright. Anzi, 3 cambi addirittura in campo anche Pellegri per Sanabria. Gol del Bologna. Radu fa una cosa, ragazzi. Radu fa una cosa. Si butta in porta la palla da solo Radu. Sansone, attenzione, Sansone, attenzione, attenzione, attenzione. Non ci credo, cosa ho visto? Il portiere, non ci credo. Ma cosa ne sono messi? Sansone! E andiamo! Basta. L'errore clamoroso è definirlo e dire poco di Radu. Cosa ha fatto il portiere? L'errore clamoroso di Radu. Non si va a Bologna a giocare in questa maniera qui. Sta bene, che si sveglino fuori. Mamma mia. L'errore clamoroso di Radu in porta al posto di Andanovic. Incredibile. Chi è che ha ricordato Empoli-Napoli Albertone, no? Io. Albertone. Sì. Ti ricordi Beret cosa ha fatto domenica? Bravi. Beret cosa ha fatto domenica? Questa è una roba simile. Questo è un gol, è una partita che costa un campionato, cari miei. Questo è un gol, ma non si può vedere una cosa. Non si può vedere. È simile a quello che ha combinato Buffon a Perugia, ma peggio. Questo è peggio, perché dentro la sua area piccola, Buffon era fuori dall'area piccola.
Non so se poi la palla sarebbe entrata lo stesso, se di fatto è già dentro, però il gol è di Sansone. No, sai che prende il palo. Vabbè, cambia un cacchio. Ma la palla gliela dà il difensore, vero? Il palo interno. Allora, praticamente siamo qua. Non la giocava neanche così. Siamo qua, no? Giusto? Il retropassaggio è qua. Sì. La palla gli viene data. Radu, l'MLM, anziché calciare con il destro per andare a battere, calcia col sinistro, ma la palla la cicca totalmente. Quindi la palla l'MLM va verso la porta. Arriva Sansone che da mezzo metro la spinge in rete per il gol del 2-1 del Bologna. Veramente clamoroso. Abbiamo fatto in una partita tutto il danno possibile che si poteva fare quando ti giochi uno scudetto punto a punto. Abbiamo perso una partita in cui siamo passati in vantaggio. Abbiamo preso un gol incredibile da soli. Ci siamo fatti ammonire il giocatore per la partita di Udine. Tutte le abbiamo fatte, tutte. Tutte le abbiamo fatte, no, io non ci voglio credere. Punizione per l'Inter, Sanchez. D'Ambrosio, palla che rimane lì sulla linea, salva il Bologna. Niente. Partita mamma che mia, così. Mamma mia. Sta partita non è ancora finita comunque. No, ve lo no, dico, tutt'altro che finita, tranquilli. Ragazzi, tutt'altro che finita. 84 di gioco, 6 più recupero, finale incandescente. Attenzione perché sta succedendo qualcosa di clamoroso a Bologna, non vogliamo perderci neanche un secondo. Lì nella regia, possiamo interromperci in caso di gol e poi via senza interruzioni fino alla fine. Allora, Radu condanna l'Inter, il Milan resta primo, questo è il titolo ed è il riassunto di questo... di questo mercoledì, veramente incredibile, clamoroso per certi versi. Tra qualche settimana scopriremo se è stato un mercoledì decisivo o no ai fini dello scudetto. Certamente è un mercoledì che qualche movimento in classifica lo crea e anche di quelli importanti. Allora, andiamo per ordine. Gli up and down dell'Inter, Filippo, intanto. Sì. Allora, purtroppo nel secondo tempo è molto difficile dare... degli up perché hanno fatto male tutti, vabbè, quindi se devo pensare a degli up anche globalmente diciamo quel punto. Non mi vengono globalmente do partita. Perisic per il gol 6 e mezzo, anche se nel secondo tempo non si è mai visto e in realtà basta. Cioè, il resto molto male tutti, il secondo tempo è stato Inter 4, secondo tempo è stato veramente brutto. E i down, vabbè, Radu, cosa gli vuoi dare? 2? È l'intervento che costa il campionato all'Inter, quindi mi dispiace per il ragazzo, ma si dovrebbe dare 0 non lo voglio dare. E poi malissimo De Vrij, secondo me, giocato molto male, 5. E poi Correa, Lautaro, Dzeko, davanti... L'attacco, diciamo. L'attacco. Anche avete a campo... No, ce ne sono tanti. Il secondo tempo è stato insufficiente. Barella che va a fare. De Vrij 5. De Vrij 5, l'attacco? 4. Diciamo, è un reparto che è determinante come determinante tutte le squadre del mondo. Si sente? Il secondo tempo non è esistito. I leader da Brozovic a Barella così sono crollati tutti, questo è si è visto in campo. Non sono più riuscito a fare un'azione pregevole. Certo. Dicevi Giacomo? No, dicevo a Filippo, non so se è d'accordo, forse da mandar su ce n'è uno per me, finché è stato in campo, Di Marco, che almeno ci ha provato. E però il gol... se lo perde lui Arnautovic. Sì, però non può competere perché l'altro salta, l'ha spiegato benissimo Filippo, cioè nel momento in cui tu dici di cambiare la marcatura, perché De Vrij gli dice di andare in marcatura, è impossibile in quella zona di campo, è impossibile, non c'è tempo, perciò io non gli do la colpa sul gol preso e io invece giudico per quanto è stato in campo, perché ci ha provato, ha tirato da lontano, comunque sotto aspetto della gamba mi ha dato l'impressione che quando tutti ha mollato lui aveva ancora birra. Poi dopo è uscito perché Inzaghi l'ha cambiato. Però secondo me lui nel secondo tempo, finché è stato in campo, è stato forse l'unico che ci ha provato. Meno peggio, che aveva gamba. Comunque secondo me, al di là del risultato, degli episodi, del gol preso dai due gol presi dall'Inter,
della squadra, perché è partita subito bene, però poi piano piano si è spenta in una partita così importante. Secondo me, con un avversario più debole, molto più debole, passi in vantaggio, vedere poi la squadra che comincia ad avere il ritmo più basso, che non aggredisce più, che dopo il gol del pareggio si impaurisce, non va bene per una squadra che sta lottando per il traguardo massimo. Io credo che sia un problema probabilmente anche di mentalità a questo punto, perché è una partita così. Però ci può anche stare, perché in questo punto del campionato tutte le squadre, non c'è una squadra che regge 90 minuti. Detto questo, secondo te, una domanda che faccio a te e faccio a tutti voi, ma secondo te vedi la squadra, perché devi fare risultato pieno, tu Inzaghi parlo, vedi la squadra che sta calando, è calata gli ultimi quarto d'ora del primo tempo? Non avresti fatto due cambi immediati per cercare di dar qualcosa in più? Sì. Questo che io mi chiedo, sì. E vi faccio la domanda, però, cosa ne pensate di questo? Però ho visto che coi cambi fatti ha messo dentro le punte. 20 minuti del secondo tempo, anche chi entra, credimi, non entra con lo spirito come se entrasse dal primo minuto del secondo tempo. Perché, in qualsiasi... Io e te, a fine del primo tempo, se ci mette subito, nella nostra testa, cosa scatta? Che dice, ormai entro, che cosa entro a fare? Allora, detto questo, è chiaro, questo è un discorso che io faccio quel quarto d'ora finale, 20 minuti, proprio sotto aspetto fisico e mentale. Davano per scontato che Bologna era fatta. Cioè, io quando venivo qua settimane fa a sette gol, quando sentivo gli interisti, poi facevamo la classifica, dovevamo la classifica, dicevamo, ma noi manca sempre Bologna, eh? Quindi quel, come dire, quei tre punti noi li andiamo a prendere. Forse non è soltanto i tifosi che l'hanno pensato così, o gli addetti ai lavori, l'hanno pensato così anche i giocatori. La squadra l'ha pensato così, soprattutto dopo l'1-0, perché è pazzesco che dopo l'1-0, l'ha notato anche Filippo, sono implosi. Cioè, non è possibile che una squadra che lotta per lo scudetto prenda un gol dal Bologna, che loro davano comunque per vittima sacrificale, dopo non reagisci più, hai tutto un secondo tempo, diamine, dove puoi fare di tutto e di più. Invece sono entrati in campo più molli, peggio del primo tempo. Cioè, forse psicologicamente loro davano Bologna come un passaggio che dice lì andiamo a vincerci lo scudetto, soprattutto sull'onda del 3-0 con la Roma, e hanno sbagliato. Perché anche il Bologna, che non aveva nulla da perdere, che il Bologna ormai è salvo da tempo, poi non è che ambisce a posizioni di classifica particolari per andare in Europa. L'ha giocata così, normalmente, sì, in maniera però, abbastanza però, serena. Esatto, no? Però Marcello, mi sembra che, con tutto il rispetto per il Bologna che ha fatto la sua partita, mi sembra che l'abbia più persa l'Inter che ha vinto il Bologna questa. Sì, cioè, sì, al di là degli episodi, proprio nella Bologna testa, nell'atteggiamento. Sì, ma il Bologna a proposito di atteggiamento, il Bologna poteva fregarsene, però ci ha messo la concentrazione per cercare di portare a casa, loro gli sarebbe bastato l'1-1, erano contenti. Ma è l'Inter che non ha creato più niente. Nel secondo tempo, cosa? Il colpo di testa che Scoruzzi gli deia, che va a prendere. Quella è stata l'unica occasione vera da gol che hanno fatto, poi basta, non hanno fatto più niente. Troppo poco per una squadra che si sta giocando il campionato. Poi adesso dire, come dice Filippo, è già chiusa. Sì, in questo momento è in vantaggio il Milan. In questo momento anche psicologicamente è in vantaggio il Milan, però tu hai ancora quattro partite. Cioè, è un calendario migliore di quello del Milan. Calendario comunque migliore di quello del Milan. E non è completamente chiusa. Però il Milan in questo momento è avvantaggiato. L'unico vantaggio vero che ha il Milan... E su queste quattro partite vinte deve vincerle tutte. Il Milan può vincerne tre, pareggiarne una e ha vinto lo scudetto lo stesso. Però attento, perché se loro vanno a vincere a Udine, tu pareggi con la Fiorentina, sei arrivato da capo. Sì, è vero, quello assolutamente sì. Però il Milan ha la fortuna e il privilegio di poter pareggiare una partita, hai capito? Questa che... esatto. Non hanno senso, cosa vuol dire? La partita di Bologna è andata così e abbiamo perso tre punti, bisogna dare degli schiaffi in faccia a questi qua, perché non possono andare in campo comunque e così molli, senza affrontare la partita in modo serio, correndo, giocando. Qui non hanno né corso e né giocato, per cui la colpa è esclusivamente a partire dall'allenatore a tutti i giocatori, punto.
Adesso vediamo, ci sono ancora altre quattro partite, vedremo come va il Milan e come va l'Inter. Tra un attimo vediamo anche la corsa verso lo scudetto, la corsa verso l'Europa e aspettiamo soprattutto gli allenatori in sala stampa. Due minuti, siamo di nuovo insieme. Insieme siamo in attesa di ricevere in sala stampa gli allenatori, soprattutto sono curioso di sapere Simone Inzaghi cosa dirà, come commenterà questa sconfitta veramente incomprensibile. No, non so se dirà spiazza, ma cioè, non credo che avrà molto da ironizzare da questo punto di vista, anzi sarà abbastanza arrabbiato magari anche con i suoi, perché più che altro, Marcello, dicevamo, una questione anche di atteggiamento, credo che al tifoso interista la sconfitta in sé per sé, per carità, fa sempre male, ma ci può stare, no? In un campionato così pazzo, certo, ma però perdere ci sta. L'atteggiamento che l'Inter ci ha messo, la non voglia, la non grinta, l'opportunità comunque senza palle, di mandato la squadra è senza palle, non ha il condottiero che la carica, non ha il condottiero che gli fa mangiare l'erba. Io mi ricordo ai miei tempi, preistoria, il mago Herrera tacca la bala e mangia l'erba. Sì, ma Elio, senza andare tanto lontano, no, basta andare a due anni fa a Conte. Conte, siccome tutti Conte, cioè un esempio un po' più lontano. Ma comunque, Inzaghi, bisogna che qualcuno gli dica che non è più sulla panchina della Lazio. All'Inter ci sono altre ambizioni. Certo. Allora, o tu sei in grado, o tu sei in grado di gestire questa squadra, e ha dimostrato di non esserlo, o torni alla Lazio, dove stai benissimo, sei stato lì 12 anni, hai vinto qualcosa, e tuo tran tran, va bene, nessuno dice il contrario. Però ragazzi, tu poi stai lottando per lo scudetto, testa a testa con il Milan, vai a Bologna e presenti una squadra molle in questa maniera? Ma dai, non esiste al mondo! Mi spieghi, perché stavo guardando e riguardando il calendario, senza le coppe adesso, forse soltanto per il discorso del... Mi confermi che la Coppa Italia, la finale è l'11 di maggio? Sì. Ecco, perfetto, adesso tutto quadra, perché vedevo Inter-Empoli di venerdì. Sì, sì, l'Inter e la Juventus giocano, Inter e Juventus giocano venerdì prossimo, sì, sì. Allora è chiaro. Però no, scusami, Francesco. Si parlava prima, no, e concludo, si parlava prima di andare nuovamente in onda sul discorso della regolarità del campionato. Certo. Un tempo le ultime quattro erano in contemporanea per tutte, almeno per Inter e Milan sarebbe stato il caso di farle giocare insieme. Allora, andato fino alla penultima, giusto? Quindi sì, quella dopo la Coppa Italia... o cambiano quella, ma non credo, perché comunque con i diritti TV assegnati il Milan giocherà due partite ancora prima dell'Inter, e l'Inter chiaramente una, che è quella, dicevamo, prima della finale di Coppa Italia. Sì, questo assolutamente è sì, vero. Ma le squadre non ci devono pensare a queste cose, cioè anche sta cosa qua, bisogna giocare insieme, ma io quando sto giocando in campo, cioè, ma che cosa me ne frega di quello che sta facendo l'altro, se ha giocato bene, cioè, io so quello che devo fare, cioè che devo vincere, quindi cosa mi cambia? Sì, la pressione, allora che professionista sei? Se senti la pressione non devi stare a sti livelli, la pressione è sempre al massimo, quindi sapere che l'altro ha giocato prima, ha vinto, io devo vincere, tu devi vincere comunque, sempre. Io comunque, Marcello, posso dirti, sotto l'aspetto della pressione, io non ci ho mai creduto. La pressione esiste per tutte le squadre prima della partita, perché tu hai un obiettivo, vale per tutte le squadre. Bravo. La penso finito. Detto questo, detto questo, che vale per tutti, ripeto, la pressione vale per tutti. Io però volevo continuare il discorso di Elio. Io sono convinto di una cosa, Elio, non so, l'ho detto anche prima. Sul discorso di Inzaghi, nel momento, lui, secondo me, come ha detto, mi sembra Francesco, durante la partita, arriva il momento che ci sono i cambi, perché lui ha sempre quel minuto circa. Allora, l'allenatore, dal mio punto di vista, bravo, nel momento in cui vede la tua squadra che è in difficoltà, io ci provo, poi magari non ci riesco, perché quelli che metto fanno peggio di quello che ho levato. Però alla fine del primo tempo io devo vincere, perché ormai devono puntare a vincere, anche con tutto il rispetto del Bologna, però dovevi puntare a vincere. Vedi che la squadra non gira più perché fa fatica proprio fisica, cambia due giocatori.
Ma io ho detto, cambi due, io ho detto a metà del primo io dico, tempo. Non so se succede qualcosa, però ci provo. Ci ho provato, no, Elio. Certo, invece certo. Ha lasciato così ancora per. Io l'ho un detto quarto a metà del minuti. Primo tempo, se ricordo, quando ho detto, ma qui ragazzi, nessuno corre. Correa è ridicolo, cambiate, cambia qualcosa, intervieni, hai Sanchez, hai Dzeko, metti dentro qualcuno. Sì, sì. No, per dare una scossa. No, ecco. Quello assolutamente sì. Filippo, stavamo dicendo, quello che credo faccia arrabbiare questa sera, a parte la sconfitta in sé, è proprio, come dire, l'atteggiamento e l'incomprensione del perché l'Inter possa a un certo punto aver abbassato così tanto i ritmi in una partita che peraltro si era messa decisamente bene col vantaggio di abbassati. Allora, non li ha abbassati in un momento a caso, li ha abbassati dopo il gol del Bologna. Probabilmente l'Inter si sentiva padrona del campo, si sentiva che il Bologna non stava dando il 100%, aveva degli spazi. Dopo il gol del Bologna l'Inter ha accusato il colpo a livello mentale. Non è più riuscito, ha avuto paura in un paio di contropiedi, ha avuto paura di prendere il 2-1 e ha avuto paura. Quindi non giocava più veloce, non andava più in sovrapposizione il centrale di difesa, non si inseriva più. Non andavano più fino in fondo, erano bloccati dietro perché avevano paura delle ripartenze dei giocatori del Bologna. Io l'Inter così non la vedevo da qualche partita. È tornata l'Inter di oggi, è tornata l'Inter che ha fatto 7 punti in 7 partite. Poi dico, nel male, nella giornata storta, almeno porta a casa un pareggio, che male che vada, accorci di un punto. Quando non riesci a vincere, l'importante è non perdere. Prendere un gol del genere. Lo sta per portare in casa il pareggio, eh? Lo stava per fare, se Radulov fa quella papera lì, il pareggio lo porta a casa. Appunto dico, comunque in una giornata del genere non riesce a fare il 2-1, non riesce a vincere la partita, almeno porta a casa il pareggio, perdere così certo. E lasciare Milan a 2-1. Ma stasera l'hai persa per il portiere, punto. Il pareggio tu lo portavi a casa. Tu l'hai persa per il portiere, quella papera lì è micidiale. Andiamo ad ascoltare 3 minuti 3 di Juric, che vedo arrivato in sala stampa a Bergamo. Eccolo. Posso? Buonasera. È un risultato giusto per lei? Ma c'è tutto sommato, sì, penso. Poi su 4-2... Mi sembrava che squadra veramente sta controllando la... Chiedo scusa a Juric, non per mancanza di rispetto, c'è Simone Inzaghi che è arrivato in sala stampa a Bologna, precedenza lui. Ciao Simone, visto quello che era successo nel derby, no? Nel ormai famoso derby del 5 febbraio a livello psicologico, cioè la squadra in vantaggio e poi raggiunta e sorpassata, hai timori che nelle ultime, già domenica, ma comunque nelle ultime 4 giornate la squadra possa risentire di una sconfitta maturata così? Grazie. No, la squadra... Chiaramente deve reagire perché sappiamo insomma che è una sconfitta pesante, importante, dove chiaramente non si meritava di perdere, però è tanti anni che siamo nel calcio, insomma sull'1-0 abbiamo avuto tantissime opportunità per raddoppiare, abbiamo preso il gol del 1-1 che dovevamo assolutamente evitare, poi secondo tempo siamo partiti abbastanza bene, abbiamo avuto un paio di situazioni importanti anche sull'1-1, poi c'è stato il gol del 2-1 che ci ha penalizzato oltremodo. Altre domande? Sì, ciao Simone. Ciao. Al netto di quello che è successo, vabbè, che abbiamo visto tutti sul secondo gol, e il secondo tempo della tua squadra mi ha ricordato un pochettino la sconfitta con la Lazio all'Olimpico, nel senso, comunque siete diventati confusi, non riuscite più proprio a giocare, eravate spezzati. Ecco, volevo chiedere, questo è un difetto ancora della tua squadra, ovvero che magari in certe situazioni deve essere un po' più matura, ecco. Nel senso, sembrava che hanno perso distanza città perché ovviamente dalla foga di un risultato che non arrivava, però ecco, mi è sembrata la sconfitta di Roma, non so se sei d'accordo. Sì, diciamo che stasera la posta in palio era maggiore perché avevamo questo recupero che chiaramente aspettavamo da tempo, che Gosens, Vidal, Caicedo si sono aggiunti, Handanovic e Bastonieri, chiaramente sono 5 assenze importanti, però nonostante questo io penso che la squadra
ha fatto la partita che doveva fare. È normale che adesso ci sono teste basse, perché sapevamo della posta in palio, ma bisogna rialzarlo subito, perché tre giorni e mezzo giochiamo una partita contro l'Udinese, che è un'altra squadra in salute come l'era il Bologna, sapendo che due punti, ce ne sono 12 disponibili, tutto può succedere. Prego. Ciao, ciao Simone. Al netto dell'errore individuale, del calo nel secondo tempo, visto che è un campionato completamente imprevedibile, e l'abbiamo visto, c'è qualche cosa che ti fa essere ottimista per queste quattro partite? No, ottimista in questo momento, dopo una sconfitta del genere, è difficile esserlo, però io so che mancano 12 punti, che ho una squadra importante di giocatori fortissimi, di uomini, quindi so che faremo quattro partite di campionato più la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi, sapendo che stasera è un brutto colpo per noi, perché fino a tre ore fa eravamo noi padroni del nostro destino, ora non lo siamo più. Rai Sport e chiudiamo. Ciao Sone. Ciao. Tu dici che non finisce qua, che cosa ti fa pensare che possa cambiare da qui alla fine, insomma, nelle ultime quattro partite, visto anche un po' la difficoltà del secondo tempo dell'Inter? Che mancano quattro partite, che abbiamo visto, insomma, è stato tutto un campionato di sorprese, di partite non scontate, di partite giocate fino alla fine, quindi mancano 12 punti, ne abbiamo due di distacco, tutto può succedere a patto che riusciamo a vincere le ultime partite. Grazie. Finale di Simone Inzaghi in diretta dalla sala stampa dall'area di Bologna. Meritano un ulteriore commento le parole del allenatore dell'Inter, Bologna-Inter. Noi l'abbiamo anche virgolettato Inzaghi, l'Inter ha giocato la partita che doveva, Elio. Guarda, io siccome me sono un po' rassegnato. Sei una persona per bene. Sono un po' rassegnato, io ti dico che torno indietro un po' nel tempo. E quando c'era Antonio Conte, credo che Antonio Conte una partita così l'avrebbe non vinta, stravinta. Questo lui non trasmette, ragazzi, ma lui non trasmette assolutamente la grinta a questi giocatori. E questo gruppo di giocatori ha perso quella grinta che aveva all'inizio di stagione. L'ha persa totalmente. E stasera ne abbiamo avuto l'esempio. Cioè tu vai a Bologna, ti giochi uno scudetto, perché era una partita importante per lo scudetto, e la giochi così, la partita che dovevamo fare? Ah, dovevate fare per non vincere. Cioè, non capisci che è una roba assolutamente illogica, e torno a ripetere, io fossi Marotta lo chiamerei domani mattina, quanto ti dobbiamo, via. Cioè, no, non puoi pensare di fare un'altra stagione con un allenatore così. Non è da Inter. Non può allenare una squadra che ha delle ambizioni che ha l'Inter. Va bene per la Lazio, con tutto il rispetto per la Lazio, ma la Lazio ha altre ambizioni, come Marcello... non andrebbe bene al Milan, come non andrebbe bene alla Juventus. Io la penso così. Marcello, quanta responsabilità ha Simone Inzaghi? Tanta, cioè sei tu che prepari la squadra, sei tu che vedi quelli che sono più in forma, sei tu quello che decidi le sostituzioni, sei tu quello che fai tutto, poi loro ci devono mettere del campo. No, scusami, abbiamo esaltato l'Inter di Inzaghi non più tardi di tre giorni fa, quattro, perché hanno giocato sabato alle 18. Tutti abbiamo visto un'Inter straordinaria, giusto? L'avevamo tutti lodata e tutti a dire: beh, Simone Inzaghi, visto, ha in mano l'Inter. Quattro giorni dopo pensiamo il contrario. Però non dimenticarti quello che io ti dissi qualche giorno fa, quando dissi: guarda, che conterà molto anche la tenuta fisica delle squadre, perché l'Inter in questo momento ha il calendario più facile, ma troppe partite in serie. E quando è che l'Inter ha fatto 7 punti in 7 partite, come ricordava prima Filippo? Quando ha avuto la Champions League, la Coppa Italia, il campionato, tutte insieme, si erano tutte messe insieme tutte quelle partite e aveva fatto pochissimi punti. Questa, adesso si sta riproponendo nel finale tutta questa serie di partite concatenate. Già nel finale di stagione arrivi sempre abbastanza stanco, no? Perché insomma sei al finale di stagione. Ma a maggior ragione quando hai tante partite così di fila. Adesso la prossima settimana loro avranno anche la Coppa Italia,
quindi una partita in più. Commentiamo questa vittoria che è stata meritata. Aspetta, scusami. Ok, vai, prego Marcello, finisci pure. Okay. No, l'ho finito. Filippo, è un... Non credo intanto che abbiamo il calendario più facile, perché adesso andare a Udine con l'Udinese che stiamo vedendo nell'ultimo periodo e che oggi ha vinto 4-0 contro la Fiorentina al Franchi, credo che già sarà una, anche per quello che diceva Marcello sugli impegni, un dietro l'altro, sarà un'altra trasferta difficilissima per l'Inter, soprattutto per l'Inter vista oggi. Poi mi dicevi, scusa? No, era per capire quanta responsabilità anche secondo te ha Simone Inzaghi. Oggi molte. Oggi, allora, io credo che sia davanti a un risultato del genere e a una partita nel secondo tempo del genere, con l'errore del portiere in quella maniera lì, non bisogna assolutamente cercare di accaparrare scusanti. Però una parziale spiga l'ha avuta Inzaghi, nel senso che prima della partita si fanno male il portiere titolare, che comunque per l'economia del gioco dell'Inter, soprattutto coi piedi, abbiamo visto la differenza qual è stata, è importantissimo, e non è recuperato il difensore centrale. Se tu pensi che i due gol che abbiamo preso sono stati Arnautovic che sovrasta Di Marco, se ci fosse stato Bastoni la palla Arnautovic non la prendeva, e che il gol di Radu, per quanto Andanovic, tu abbia detto male ad Andanovic spesso e volentieri, però quella palla di Andanovic non la sbaglia. Ma sono errori societari questi, però. Scusami Filippo, sì. Sono errori della società, quindi degli errori di Marotta, no, però, e dell'allenatore, perché punto. Tu hai Radu che non lo fai giocare in due anni che ce l'hai lì, non puoi pensare di metterlo in campo in una partita, no, così delicata. Però volevo, ma hai ragione, l'ho capito quello che vuoi hai dire ragione, però quando si parla degli infortunati che mancano in partite importanti, quando si dà la colpa a Inzaghi, ed è giusto dargliela, è anche giusto però dargli delle attenuanti, e oggi ha perso i due uomini che probabilmente se avesse avuto non avrebbero fatto quello che hanno fatto chi li ha sostituiti. Quindi, poi detto questo, il carattere della squadra, soprattutto da quando vinci 1-0, una partita in trasferta che hai messo nella situazione giusta, non può essere questo. Certo. Cioè Barella, che è un grande giocatore, non può andare a prendersi un cartellino giallo quando Arnautovic ha commesso fallo. Il fallo è stato dato, Arnautovic continua a rompere le scatole, si prende il cartellino giallo, tu perché a protestare con l'arbitro, con Arnautovic, litigare con Arnautovic che non ha fatto fallo a te e prenderti un giallo? Questo soprattutto capire, che non ha fatto un fallo a te. Cioè, questo ti fa capire lo stato d'animo e lo stato dei nervi della squadra in quel momento, e l'allenatore in questa particolare situazione deve essere lui a gestire anche i nervi della squadra. E Barella, con tutto il bene che io voglio a Barella, dopo 3 anni di Inter, questi errori qua che continua a fare non li deve fare. L'espulsione con Real Madrid in Champions League e adesso questa roba qua, in partite così importanti non si deve fare una cosa del genere, non esiste al mondo. Poi piove sul bagnato a casa Inter, perché anche Çalhanoğlu si è preso il giallo, era in diffida e salta Udine, sì, così per completare la seratina. Allora, io non sono tanto d'accordo su quello che ha detto Marcello, e ti dico perché a questo punto del campionato secondo me tutte le squadre hanno delle difficoltà. È vero che l'Inter deve fare 3 partite, però io allora ti dico che l'Inter mi dà l'impressione che rispetto ad altre ha più cambi, perciò ha più possibilità di dare dei turni di riposo, non ultimo con la Roma, ha levato i 2 attaccanti e ha messo altri 2 attaccanti, non dico uguali, ma super giù uguali. Allora, detto questo, io però vorrei, per esempio, adesso Filippo ha fatto un esempio della formazione perché gli mancava Bastoni, allora io da questa parte dico, e perché non fai giocare D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar? Se tu pensi che non sia valido Di Marco sotto l'aspetto delle palle aeree. Allora, qua è un po' un discorso un po' troppo delicato, secondo me, che è un po' impossibile. Io ti dico solo che da esterno, chiaramente da esterno, mi dà l'impressione che questo allenatore, perciò Inzaghi, rispetto a Conte, quando l'Inter va in difficoltà, la squadra, lui non riesce a intervenire, cosa che l'altro, che è Conte, interviene. È grave. Non riesce a intervenire perché è grave.
come Conte non ce ne sono tanti. Però Marcello, giustamente Marcello dice grave. Sì, no, grave questa cosa. Marcello, io non so se è così. Io sto dicendo un mio pensiero che prima tu hai detto, ma no, è grave. Ci sono degli allenatori che arrivano fino a un certo punto. Io non sto dicendo che non è capace di allenare, sto dicendo che nei momenti in cui, e quelle sono caratteristiche personali di ogni allenatore, c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Tu prima hai detto, Marcello, giustamente, che con la Roma hanno esaltato la partita dell'Inter, perché sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto della partita giocata, ha giocato benissimo. Però allora io ti dico, da fuori mi ha dato l'impressione che la partita è stata giocata così, perché i giocatori ne avevano fino al 90°, 95°. Infatti, l'allenatore bravo è quando capisce che al 45° la tua squadra sta facendo fatica, e allora l'Inter viene. Allora, ripeto, io sto parlando da dietro una scrivania, che è un po' più facile, però sto facendo un commento per quello che vedo. Sì, 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 chiaro. Sì, però Marcello giustamente sottolineava invece che il fatto che l'allenatore non riesca a incidere, non riesca a entrare e a toccare anche a partita in corso le corde dei giocatori, insomma l'anno scorso, cioè io penso che tanti tifosi dell'Inter stiano pensando l'anno scorso noi con Conte a Bologna avremmo vinto 3-0, avremmo impacchettato il Bologna ed eravamo primi in classifica, ammesso non concesso di arrivare a questo punto. Conte l'avrebbe già vinto il campionato, ce l'aveva già in mano, cioè sicuro, sicuro. Lo sappiamo sicuramente. Beh, lo possiamo sapere perché adesso... lo sappiamo perché non avrebbe presentato una squadra così. No, ho capito, però quando Conte probabilmente sarebbe stato, non abbiamo la controprova, magari con 5 punti, 6 punti in più, però quando gli hanno venduto a Chimi ha salutato tutti. Sì, sì, certo. Quindi non lo sapremo mai, inutile che continuiamo a dire con Conte. Conte poteva rimanere, gli hanno venduto a Chimi, c'era aria di cessioni, e ha deciso di andare via. Filippo, conto la personalità che è nettamente superiore. Se prendi Conte, gli dai 12 milioni l'anno e pretendi che vinca il campionato, è ovvio che pretendi di più da Conte che a Inzaghi, che è un allenatore con un palmarès diverso, che non ha mai allenato una grandissima squadra prima di oggi e che prende meno della metà, anzi un terzo di quello che prendeva Conte. Però è chiaro che se io prendo Ronaldo mi aspetto 30 gol, se prendo Pinamonti me ne aspetto 10 o 12. Vabbè, però ci avevate detto voi inchieristi che Inzaghi aveva ormai superato Conte, fatto dimenticare Conte. Però quando tu dici, invece non è così. Sì, però quando tu dici voi interisti, tu dici sempre in generale. Sì, lui parla in generale. Generale, che eh sì, se parli con me, quando anche specifico. Prima sul discorso del Bologna, io personalmente ho sempre detto il Milan è primo, noi i 3 punti col Bologna li dobbiamo ancora fare, la partita si deve giocare, non è che i 3 punti sì, ma potenzialmente puoi farne 1, puoi farne 3, puoi farne 0 e ne abbiamo fatti 0. Però l'ottimismo c'era. Non puoi negare. Ma l'ottimismo no, ragionavi che dovevi recuperare una partita, che potevi anche vincere, per carità di Dio. Posso dire la mia, nel senso che nessuno mette in discussione le qualità di Conte, che sia il più grande motivatore che ci sia in Europa per le squadre, per i giocatori, perché uno che tiene sempre la corrente al massimo. Scusate, ma i giocatori che vanno in campo non hanno sentito la responsabilità di questa partita. Bravo. Anche, ma certo, posso dirti un'altra cosa, Ugo? Ah, ragazzi, sempre la colpa poverina di che io sono d'accordo con voi che con Conte probabilmente sarebbe stata un'altra storia. Però ma i 10 che vanno in campo non sentono, Ugo, che sono lì, che sentono profumo di scudetto. Ma infatti è io li prendo a bastonate. È vero, però posso dire un'altra cosa. Parliamo sempre di Conte. Conte l'anno scorso ha vinto lo scudetto, ha fatto 2 anni di lavoro stratosferici e per me è un grande. Però il primo anno di Inter, Conte, che arriva a un punto dalla Juve, queste partite le ha allenate anche lui e non le ha vinte. Perché Inter Sassuolo che hai la palla del 3-1 e non fai il 3-1... Fai il 3-2 su punizione al 90° e prendi il 3 pari al 92°. O col Bologna, 1-0 in casa, sempre col Bologna, ci porta un culo noi il Bologna, 1-0 in casa, rigore ed espulsione, loro in 10 con Lukaku che lascia il rigore a Lautaro, sbaglia il rigore a Lautaro e perdiamo in casa, 2-1 in rimonta. Non è vero che con Conte per forza queste partite si vincevano. E aveva una squadra che aveva un Lukaku in più, per dire. Quindi non è proprio sempre così. È chiaro che Conte, rispetto a Inzaghi, ha alle spalle qualcosa di diverso. Però Filippo, ti vorrei ricordare che comunque Conte non ha fatto 7 punti in 7 partite. No, vabbè, ho capito. Perché cioè, andiamo a prendere il caso, è un caso, va benissimo, per carità hai perfettamente ragione.
Però non è che, sì, che, no, che Conte nel momento in cui ha ingranato la marcia è andato. No, il secondo anno. Io parlo del primo, questo è il primo di Inzaghi. Ha preso in mano, ti ricordi, però... l'anno in cui ha preso in mano l'Inter? È arrivato un punto da dove arrivava l'Inter? Primo anno è arrivato un punto della Juve, cosa che... Sì, con la Juve che aveva mollato le ultime giornate. Sì, sì, però comunque è arrivato un punto. Cioè, è chiaro che, come dice Filippo... Inzaghi a inizio anno gli hanno tolto Lukaku, gli hanno tolto Eriksen, gli hanno tolto Hakimi. Fili, te hai appena detto, no, che la partita col Bologna prima di giocarla non puoi sapere, no? È possibile, perché nessuno lo sa. Puoi immaginare, non è che con Conte vincevi tutte le partite. Questa è l'analisi che stiamo facendo sulle partite nel momento in cui, questa è la mia, poi può essere giusta o sbagliata, o può, uno può pensare nel modo diverso. Io ho visto che nel momento in cui la squadra è in difficoltà, lui fa fatica a intervenire rispetto all'altro. Certo. Non vuol dire che Conte vince sempre e questo non, esatto, no. Linea della regia, pubblicità, rientro, parliamo un pochino di Milan, perché è una settimana importante per il Milan, è quello che è successo questa sera in casa Milan, non può non far arrivare un gran sorriso, ma ci sono notizie importanti anche per quanto riguarda il passaggio di proprietà, tra due minuti.